Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il venerdì 23 di aprile del 2021 e noi siamo qui oggi ancora una volta per la grazia di Dio con grande entusiasmo per continuare la lettura della Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio che è stata scritta con autorità per comunicare la verità di Dio a tutta l'umanità. E quindi noi con grande piacere siamo qui per essere edificati, essere fortificati da questa parola. Stiamo leggendo il libro dei Numeri e oggi noi leggeremo un altro capitolo della parola di Dio. Per essere preciso, noi leggeremo il capitolo 32 del libro dei Numeri, quindi quest'oggi saremo edificati da questo capitolo, dalla parola di Dio, e che noi possiamo, oltre alla lettura, mentre leggiamo e anche dopo la lettura, meditare su questa parola per il nostro cuore. Parola del Signore, Numeri capitolo 32. I figli di Ruben e i figli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero. E quando videro che il paese di Laser e il paese di Galad erano luoghi da bestiame, i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote Eleazar e ai principi della comunità e dissero: Atarot, Dibon, Yazer, Ninra, Kesbon, Elead, Seban, Nebo e Beon, terre che il Signore ha colpito davanti alla comunità di Israele, sono terre da bestiame, e i tuoi servi hanno del bestiame. Dissero ancora: se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, sia concesso ai tuoi servi di possedere questo paese, non ci far passare il Giordano. Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: i vostri fratelli andranno dunque a combattere e voi ve ne starete qui? Perché volete scoraggiare i figli di Israele dal passare nel Giordano che il Signore ha loro dato? Così fecero i vostri padri quando li mandai a Cades Barnea per esplorare il paese. Salirono fino alla valle di Escol e dopo aver esplorato i paesi scoraggiarono i figli di Israele dall'entrare nel paese che il Signore aveva dato loro. L'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò: gli uomini che sono saliti dall'Egitto, dall'età di 20 anni in su, non vedranno mai il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente, salvo Caleb, figlio di Geftune, e il Kenizzeo, Giosuè, figlio di Nun, che hanno seguito il Signore fedelmente. L'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli lo fece loro andare vagando per il deserto durante 40 anni, finché tutta la generazione che aveva fatto ciò che è male agli occhi del Signore fu consumata. Ed ecco che voi prendete il vostro posto dei vostri padri, razza di uomini senza peccatori, per rendere l'ira del Signore ancora più ardente contro Israele. Perché se voi vi sviate da Lui, egli continuerà a lasciare Israele nel deserto e voi farete perire tutto questo popolo. Ma quelli si avvicinarono a Mosè e gli dissero: noi costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli. Ma quanto a noi, ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figli di Israele finché li abbiamo condotti al luogo loro destinato. Intanto i nostri figli abiteranno nelle città fortificate a causa degli abitanti del paese. Non torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figli di Israele non abbia preso in possesso della sua eredità. E non possederemo nulla con loro di là dal Giordano e più oltre, poiché la nostra eredità è toccata da questa parte del Giordano a oriente. E Mosè disse loro: se fate questo, se vi armate per andare a combattere davanti al Signore, se le vostre truppe passeranno il Giordano davanti al Signore finché egli abbia cacciato i suoi nemici dalla sua presenza, e se tornate solo quando il paese vi sarà sottomesso davanti al Signore, voi non sarete colpevoli di fronte al Signore e di fronte a Israele, e questo paese sarà vostra proprietà davanti al Signore.
Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore. E sappiate che il vostro peccato vi troverà. Costruite dunque delle città per i vostri figli e dei recinti per le vostre greggi, ma fate quello che avete promesso. E i figli di Gad e i figli di Ruben dissero a Mosè: i tuoi servi faranno quello che il mio Signore comanda. I nostri bambini, le nostre mogli, le nostre greggi e tutto il nostro bestiame rimarranno qui nella città di Galaad. Ma i tuoi servi, tutti quanti armati per la guerra, andranno a combattere davanti al Signore come dice il mio Signore. Allora Mosè diede per loro degli ordini al sacerdote Eleazar e a Giosuè figlio di Nun e ai capi della famiglia delle tribù dei figli di Israele. Mosè disse loro: se i figli di Gad e i figli di Ruben passano con voi il Giordano, tutti armati per combattere davanti al Signore, se il paese sarà sottomesso davanti a voi, darete loro come proprietà il paese di Galaad. Ma se non passano armati con voi, avranno la loro proprietà tra di voi nel paese di Canaan. E i figli di Gad e i figli di Ruben risposero dicendo: faremo come il Signore ha detto ai tuoi servi. Passeremo in armi davanti al Signore nel paese di Canaan, ma il possesso della nostra eredità resti per noi di qua dal Giordano. Mosè dunque diede ai figli di Gad e ai figli di Ruben e alla metà della tribù di Manasse, figlio di Giuseppe, il regno di Sicon, re degli Amorei, e il regno di Og, re di Basan, il paese, le sue città e i suoi territori, delle città del paese all'intorno. E i figli di Gad costruirono Dibon, Atarot, Aroer, Atrot, Sofan, Yazer e Yogibea, Bet Nimra e Bet Aran, città fortificate, e fecero dei recinti per le greggi. I figli di Ruben costruirono Kesbon, Elead, Kiriataim, Nebo e Baal Meon, i cui nomi furono mutati, e Sibma. Essi diedero il nome alle città che costruirono. I figli di Machir, figlio di Manasse, andarono nel paese di Galaad. Lo presero e ne cacciarono gli Amorrei che vi stavano. Mosè dunque diede Galaad a Machir, figlio di Manasse, che vi si stabilì. Jair, figlio di Manasse, andò anche lui e prese borghi, che chiamò borghi di Jair. Noba andò e prese Kenat con i suoi villaggi e la chiamò Noba, secondo il proprio nome. Parola del Signore. Quindi noi vediamo che il popolo si avvicina al momento in cui si trovano davanti al Giordano. Sappiamo che la vita di Mosè è praticamente arrivata alla fine, quindi tu non puoi mancare per vedere quello che accadrà, quello che noi leggeremo, testimonieremo nella nostra vita attraverso la lettura della parola di Dio. Perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno, oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi, comunque e ovunque, leggendo la parola del nostro Signore. Io ti auguro un fine settimana benedetto. Vai a celebrare il Signore insieme alla tua chiesa, che tu possa essere edificato presenzialmente, ma noi faremo anche virtualmente, perché la parola di Dio possa arrivare a tutti i luoghi per la sua grazia e per la sua potenza, trasformazione delle anime che tanto hanno bisogno di ascoltare il suo messaggio. Che Dio ti benedica, grazie per la tua compagnia, un forte abbraccio, un santo bacio nell'amore di Cristo Gesù. Metti un like e condividi, questo è Leggiamo la Bibbia Insieme.